In circa 3 anni noi ci paghiamo la casa dell'acqua, dopodiché è tutto netto, insomma. Quindi con quei soldi lì si possono fare tante altre cose, tipo altre case dell'acqua, piuttosto che, non lo so, tipo il comune di Zevio userà i soldi, diciamo, il ricavo, il netto che resta appunto da tolte le spese e tutto, li utilizzerà per creare una rete wifi e internet gratuita nei parchi e nelle piazze comunali. Noi chiediamo sostanzialmente che venga ritirata e chiediamo che il comune compri la casa dell'acqua. Visto che al punto 9, dove c'è questo tabellone in forma citata, se i 10.000 euro che hai chiesto il sindaco alla Coca-Cola gli chiedevi per la casa dell'acqua, gli mettevi altri 10.000 a te, nel senso, sono scelte, come dire. Per i vari comuni. Sì, metà li metteva Coca-Cola e metà li metteva noi, cioè i cittadini, e compravamo una casa dell'acqua decisamente migliore di quella che metterà, di quella che verrà installata dal consorzio o dalla ditta che vince appunto questa gara. Niente, ecco, noi chiediamo a questa amministrazione di ritirare quella ditta e di fare, se volete, diamo una mano e tutti i dati per comprarci la casa dell'acqua con i cittadini, e i ricavi rimangono ai cittadini per essere reinvestiti in azioni. Cioè, ci sono mille cose che si potrebbero fare, anche perché i ricavi, come si vede dalla tabella di Zevio, sono interessanti. 25.000 euro al giorno. Sì. Questa tabella l'ha fatta il comune di Zevio. Questa, la fonte nostra, è la ditta che ha installato. Dimmi chi ha fatto la tabella. Allora, la fonte nostra ha installato la casa dell'acqua a Zevio. Il comune di Zevio si serve della fonte nostra per la manutenzione. Se il comune di Zevio avesse intenzione di disdire e di togliere la casa dell'acqua, tu direi. Ma che discorso è? Ti faccio la domanda. Ma perché lo. Cioè, perché lo. Non so, perché lo deve. Cioè, perché lo deve fare? Se la casetta dell'acqua. Se il sindaco di Zevio avesse espresso l'intenzione di non fare più questo servizio, tu direi. Ma francamente non capisco. Cioè, allora, voglio dire, il comune di Zevio ha creato una società. No, se fosse così, cosa direi? Se non adesso no. Cioè, non so, cosa vuol dire se? No, non te ne vuol dire niente, io ti sto chiedendo. Io ho parlato con il sindaco di Zevio. Sì, ok, dimmi. Io ti chiedo, se tu avessi intenzione di non... Guarda che io ho preso Zevio perché è là che c'è la casa dell'acqua. No, nel senso che vuol dire che magari non è tutto oro quello. Allora io ti sto dicendo che noi abbiamo preso come esempio Zevio. Io ti ho chiesto perché lasciami finire. No, nel senso che hai presentato, vorrei sapere chi lo certifica. Ma questo è certificato dalla fonte nostra. Non si vede qua, no. Allora, questo è un resoconto economico della casa dell'acqua fonte nostra. Questi, la fonte nostra, sono dati che gli ha fornito la il comune di Zevio tramite la società di gestione. Ma certo, sì, certo, è chiaro. Una società di gestione. Beh, privata. No, pubblica. Pubblica. Ma insomma, sindaco, allora io ti chiedo... No, nel senso che sto capendo... No, no, che, tu, allora, capendo tu stai capendo, fai delle domande... Allora, io ti sto dicendo che ho preso Zevio, abbiamo preso Zevio, perché... Che ha fatto una società... Mi lasci parlare la polizia. Zevio, abbiamo preso... Ti dico che abbiamo preso Zevio perché attualmente è l'unico comune che ha la casa dell'acqua che funziona. È una notizia, non lo sapevo, me la dici te. Vabbè. No, è una notizia perché cioè, è una notizia che adesso dici te. Domani verificherò con fonte nostra, cosa vuoi che ti dica? Non lo so. Che è col comune. Ma adesso sta. Una società privata. Allora, fonte nostra. Che ha privatizzato l'acqua di Zevio. No. Ah, no, no.
pensando. Non fare il furbo, no, fare il furbo, signore. Non mettermi in bocca delle parole di ogni altro. Fonte Nostra ha venduto la casa al comune di Zevio. Ha venduto la casa al comune di Zevio. Il comune di Zevio l'ha comprata, non fa come te che gliela regali ai privati. No, è differente quello che hai fatto te. Gestisce, sì, il consorzio, sì. Ti ho detto che Fonte Nostra ha venduto la casa al comune di Zevio. Ha venduto una società di gestione. Vabbè, dai, sindaco. No, tu non stai chiedendo, tu stai facendo il giochino. No, piace fare il giochino. Sì. Anche tu conoscevo ormai. Ma perché che tu la domanda su Zevio? Allora io ti sto dicendo che la casa di Zevio, la casa dell'acqua di Zevio, è gestita da una società pubblica. Il comune di Zevio l'ha comprata la casa, è sua, non lucra sulla vendita dell'acqua. E vuole chiudere la società. È una notizia, lo dici te. Vabbè. Io chiedo a questo consiglio di esprimersi e di ritirare la delibera numero, numero 27 del 15 del 5 e possibilmente di comprare la casa dell'acqua se volete continuare su questa strada delle case dell'acqua, che per noi va benissimo, cioè è una bellissima cosa, ma deve essere gestita dal pubblico, non dal privato. Il privato non può fare lucro con l'acqua. Ecco, allora se sei d'accordo non gliela dai al consorzio dello sviluppo di Basso Veronese, che lui la dà, ma... consorzio niente pubblico. Sì, ma lui la dà in gestione a un privato. Come che lucra sulla la casetta da Fonte Nostra. Ma non è vero, non è vero, non è la stessa cosa. Va bene. Prego. Sì, per quanto riguarda me, faccio una premessa perché la volta scorsa Emanuele aveva votato a favore con voi. Non la penso nella stessa maniera di Emanuele, però va detta come premessa. Quando io mancavo in quel consiglio lì per un lutto familiare, a Emanuele avevo chiesto, dopo non so se l'abbia fatto, effettivamente di capire da parte dei proponenti della vostra iniziativa quali fossero i vantaggi economici nell'aderire alla proposta comunque fatta dal Consorzio del Basso Veronese. Qualche giorno dopo, rispetto al consiglio comunale, mettendomi nei panni di un cittadino e non di un amministratore, sono andato, e non mi vergogno a dirlo, a un incontro pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle, perché chi non sa, anche se posso essere distante da tante idee, quantomeno mi volevo fare un'idea. Sì, chi non sa si informa. Esatto, cioè, ho fatto questo. E ho provato a sentire e più o meno sono state ripercorse le stesse cose che sono state dette questa sera, le quali effettivamente mi avevano anche abbastanza convinto, adesso non so se siano effettivamente già in mezzo, che dopo sia due anni o tre e mezzo, interessa relativamente. La cosa invece grave che ritengo rispetto alla votazione che è stata fatta la volta precedente è che tutto sommato aveva quasi i criteri di una presa d'atto ma non supportata. Chi andava a votare un qualcosa senza sapere effettivamente, tipo più o meno quello che vediamo questa sera, che dopo si è fatto da Fonte Nostra, dal comune, o che il comune poi di smetterlo penserà meglio quello che vuole fare. Però da parte dei proponenti, quindi dell'amministrazione comunale, non c'era effettivamente un qualcosa di specifico, era una proposta parecchio vaga, dove uno sulla buona fede andava a dire sì, mi va bene, no, non mi va bene. C'erano dei dati dove potevano essere anche in quel caso perfetti scientificamente, si troverà il pareggio, non si troverà, però economicità nel tipo di inserimento che volevate far voi, secondo me, da quello che comunque letto in cartellina. No, come qua effettivamente cosa vuol dire economicità? Un eventuale rientro economico anche per il comune da un tipo di operazione come questa, non lo so, qualunque tipo di cosa. Esatto, nel caso invece vi ricordo, adesso vado puramente a memoria, mi sembrava un centesimo forse il consorzio per litro, ma adesso vado proprio a Spagna perché se non posso sbagliarmi. Quindi in questo caso invece il comune, è arrivato sempre a memoria, metteva la piattaforma, se non sbaglio metteva l'impianto di allacciamento, comunque sistema idrico, ma un eventuale comunque ritorno economico per il comune non c'era. C'era un servizio eventualmente che veniva dato alla popolazione come l'anno e questo avere sotto questo tipo di. C'era neanche, c'era il risorso. Non c'era neanche in questo. No, ho capito, però. C'era un mandato. Sì. Non c'erano neanche sì, certo. Ma come in ogni cosa, torniamo al discorso di prima, la protezione civile costa perché bisogna investirli, però nel momento in cui sono investiti.
investiti magari un investimento di X euro il primo anno che avete il bilancio, ma magari è in beneficio per 20 anni. Poi dico questo, in questo caso insomma nella proposta vostra non ho visto un effettivo beneficio, al di là che magari un cittadino possa pagare 10 centesimi la bottiglia in un discount compra 15 e in un altro supermercato 20. Ecco, se partiamo da questo, quello che io dico questa sera, siccome prevedo che magari mi svegliate dai fatti e in questo punto non lo ritirerete, che andrete avanti comunque con la vostra proposta, parlo del cittadino e parlo anche dall'amministratore, secondo me la cosa eticamente comunque migliore, come il Movimento 5 Stelle nella persona di Moreschi questa sera ha spiegato per sommi capi, insomma, quelli che sarebbero eventualmente i motivi per i quali propendere verso questo tipo di iniziativa, anche l'amministrazione che magari accogliesse, non chiamiamolo ritiro, lo chiamiamo magari mettere in sospeso momentaneamente fino al prossimo consiglio, dove l'amministrazione, magari sentendo il consorzio o sentendo tecnici vostri o sentendo chi parla a voi, dica il perché rispetto a questo tipo di proposta mossa dal Movimento 5 Stelle è preferibile per un amministratore della vostra. Credo che sarebbe un caso di trasparenza sia da una parte che dall'altra, dove non è beneficio di Moreschi di fare un dire del sindaco, ma credo che i cittadini che alla fine vanno comunque ad utilizzarla alla fine. Allora, personalmente sono andato a votare al referendum la pubblica e ho votato per l'acqua. Anch'io non ho grandi condizioni sui fatti e sui gol, però quello che il consigliere Moreschi questa sera ci ha prodotto, ci ha fatto vedere, e so che aveva fatto pubblicazioni anche in rete senza senso, al di là che sia un documento certificato o meno, comunque io sono nell'ottica che l'acqua del pubblico debba restare acqua che è tale e sulla quale nessuno non deve entrare. La nostra fontana funziona in meraviglia, si va là, si prende acqua, si beve, però non ci lucra il comune, non ci lucra il consorzio di Bonifici, il consorzio Basso Veronese, non ci lucra Acque Veronesi, che è quella che è stata gestore da qualche anno a questa parte della nostra esperienza. Così, tornando dalle Marche, che so che sono stato a fare ferie, che anche il sindaco apprezza, mi sono fermato a mangiare a pranzare a Cattolica e dico qui per fare un piccolo contributo al dibattito, e quello che mi ha stupito di vedere l'organizzazione della Riviera Romagnola e i vari bagni che ci sono, i bagni, non so se avete notato, sono dotati di erogatore di acqua minerale liscia, gassata e fredda gratuito, cioè ogni singolo bagno ha le spine, scusate il termine siciliano, così dove non si va a prendere l'acqua, sì, comunque no, questo c'è, verificato. Come del resto, insomma, dico, è un comune che in teoria dovrebbe campando di turismo, siccome l'estate c'è caldo, dovrebbe entrare su porte d'acqua, ne manco, ma l'ho detta così costava 1 euro, giusto? A Merano, visto che poi sono costato là, 1,50 euro, l'Italia è proprio bella da vedere. Da che fa pagare le gozze? Fa pagare le gozze? Sì, veramente. Ad Appiani, la vita là. Quello che dico io, quindi, senza entrare troppo nel merito, personalmente ritengo che come bene pubblico nessuno si può fare di sopra creste o ricavo e quant'altro. Siccome ritengo che questo sistema di computo sia stato elaborato correttamente, eccetera, io personalmente sono favorevole affinché il Comune voglia rivedere questo tipo di accordo che è stato sviluppato con il consorzio, ricordando il consorzio di sviluppo del Basso Veronese, che comunque è la promozione dei pubblici, che è fatto da comuni, e quindi allora, poi è vero, cioè si dice il consorzio che è, siamo sempre noi, cioè gira, sempre quella, e quindi senza troppe prolusioni, senza troppi dilungamenti, non voglio avere nessuna natura polemica, ma secondo me l'acqua e l'aria devono restare libere e nessuno si deve educare, io sono favorevole a far sì che nessuno faccia cresta sull'acqua che verrà venduta dalla casa. Certo, è una bomba, ho capito la io sono favorevole a ritiro, appoggio la proposta del consigliere Moreschi, sono favorevole a ritiro della precedente delibera del consiglio. Su questo io credo ci sia fatto una confusione. Perché non è che noi partiamo da questa sera. Nogaro
ovviamente il consigliere Olivieri. Da tempo immemorabile, l'acqua gratis per tutti i cittadini. Da tempo immemorabile. Quindi la questione da questo punto di vista non si pone. Non si pone il problema di andare a fare una struttura con cui noi andiamo a far pagare l'acqua ai cittadini, chiaro? Perché la casettina dell'acqua, vere o false che siano queste date, vuol dire far pagare l'acqua ai cittadini. 5 Stelle propone oggi ai cittadini nogaresi di pagare l'acqua. L'acqua, per favore, l'acqua è gratis per tutti i cittadini. Nessuno paga l'acqua a Nogara. L'acqua a Nogara è un bene pubblico e nessuno la paga. Si è sempre battuto per l'acqua. Sì, ma non ti stai battendo per far pagare l'acqua che oggi è gratis, ti proponi di far pagare. E la stessa cosa sta proponendo il consigliere di ieri in questo momento. L'acqua naturale è arrivata gratis. Che ci hanno preceduto, l'acqua a Nogara oggi è gratis. Qualunque altro intervento vuol dire far pagare l'acqua ai cittadini, compreso questo, è chiaro? Non è vero. Noi, perché non è vero? No, non è vero. Metto perché l'acqua sulle donne lì, è vero, però l'acqua naturale è gratis. L'acqua naturale è gratis. Oggi l'acqua naturale è gratuita. Ma devi leggere. Bisogna leggere. Allora, l'acqua a Nogara oggi è gratis, qualunque cosa voi vogliate dire, qualunque altra soluzione diversa. Il servizio che proponeva il consorzio, perché era questo quello che proponeva il servizio del consorzio, proponeva una serie di, diciamo così, additivi a un'acqua naturale, quindi gasata, non gasata, cose di questo genere, a prezzi comunque concorrenziali rispetto a quelli di supermercati. Quindi è un'operazione di alto tipo. Oggi, ripeto ancora, l'acqua per i cittadini di Nogara è gratis. Noi abbiamo una più bella casa delle acque di 50 anni che ci siamo qua e ci sia in tutta la provincia di Verona. Non vedo perché dovremmo andare ad appesantire questa situazione. Il problema del consorzio è un altro in realtà, perché rispetto a un servizio di acqua minerale, perché se dopo i cittadini li vuole di privata, casata o meno, si risponde anche questo a queste logiche, era un ulteriore servizio che veniva dato nell'ambito di una sistemazione di una serie di case delle acque del consorzio, che poi lo facevano per tutti i comuni, anche per trovare il suo ruolo, tanto per essere chiari, che non costava niente all'ente pubblico, era un servizio in più, poteva tendenzialmente permettere al consorzio di avere un ruolo, su questo poi discuteremo poi in altre situazioni, e i cittadini avevano comunque la possibilità di acquistare acqua a prezzi più bassi di quelli delle strutture commerciali. Quindi era un servizio di questo tipo. La casa delle acque ipotizzata per noi a Nogara non è un servizio di acqua gratis, è chiaro, perché l'acqua è già fornita gratuitamente dalla montagna. Voglio ribadirlo ancora. Finché non saranno chiariti tutti i termini precisi. Quindi da questo punto di vista anche una serie di questioni finanziarie che vanno cambiate, perché ci hanno chiesto una serie di ulteriori prestazioni che noi non siamo in grado di fare. Da questo punto di vista l'operazione è sospesa. Chiaro? L'operazione sospesa nell'ambito di questo. Questo non vuol dire, ripeto, che Nogara non abbia l'acqua gratis per tutti i cittadini, anche pubblica. Rimane e questo è un servizio ulteriore. Il Movimento 5 Stelle questa sera chiede il ritiro sulla base di tutto quello che comunque abbiamo letto. Il Comune dice che ci sarà una sospensione perché ci sono determinate condizioni. Senza che stiamo qua un'altra ora, il fatto di ritirare da parte vostra la delibera per ripresentarla con quelle prescrizioni che andranno a essere fatte. Nel momento in cui noi non diamo attuazione, perché non verranno chiesto, quindi fatto sospesa. Capito, ma noi abbiamo deliberato una cosa che nel corso d'opera andrà a modificarsi, forse. Non lo so, dobbiamo verificarla, dobbiamo poi dare. E nel caso ci fossero delle modifiche? Ritorniamo. No, ma il problema del ritiro è un altro. Si avvalora una tesi che non è quella giusta, si avvalora la tesi di andare a fare una casetta dell'acqua diversa comunque con quelle condizioni, dicendo che poi la soluzione del consorzio oggi è una soluzione privatistica, che non è vero da questo punto di vista. Potrebbe dire fare un punto zero dove si può ripartire con qualunque tipo di cosa, se anche di non farlo. Prego. No, però in virtù di quello che ha appena detto il sindaco, cioè
se la sospendete, no, non è che non sospendiamo niente, è l'iter di realizzazione. Questa delibera qui, l'iter di autorizzazione. Permetto di dire ancora una volta, forse si dovrà verificare prima di portare il consiglio a suo tempo. Insomma, sindaco, è l'utile che bisogna prendere le cambi delle situazioni. Io sto facendo presente una cosa, sì, si poteva verificare ben prima, invece come al solito si portano le delibere con fretta, si fa vedere che qualcosa si fa, metti, così sai, scusa, la mia parte, metti un po' per cercare di blandire una posizione che era molto forte da parte del Movimento 5 Stelle, e allora così magari contenti, aspetta che portiamo la presenza dell'arma, ma non era proprio forte. Allora, ora di l'ultima, no, ma non si è contento, esattamente, penso che la confermazione è sbagliata anche questa. Ma, al di là di questo, siccome il discorso ci porta a ragionare su più di altro, sindaco, c'è un problema grave, storico, io ho gestito in qualche maniera, non c'è quello che posso fare, si fa anche la triennale 2009-2011 per l'acquedotto, dopodiché non se ne è più saputo niente e a quella mese ha stanziato i denari per comuni come Oppeano e quant'altro. Beh, io ho cercato di far avere l'acqua potabile alle scuole. Allora io ti chiedo, sindaco, ecco, qual è lo stato attuale di attuazione del progetto Spiato Veronesi che doveva essere attuato sul triennale 2009-2011 che non aveva niente a decidere col posto? Ti ricordo, sindaco, che tu niente, è una fisseria quella che hai appena detto, perché la condotta dell'acqua fino al passaggio a livello di Montalto, come dovrebbe sapere il consigliere Costantini, l'ha portato la mia amministrazione in accordo con l'acqua Veronesi, fino là. Perché sono i due dorsali di adduzione dell'acqua dalla parte di Isola della Scala. Come altrettanto è vero che nei lavori di rifacimento della piazza e quant'altro è stata sostituita tutta la recuperazione. Due volte. È stata sostituita, messa a norma e quant'altro. È stata messa giù, sbagliata, come diciamo, e poi restituita. Benissimo, è stata messa giù. Abbiamo discusso anche in consiglio. Allora c'è da arrivare quel condotto dal passaggio a livello di Montalto fino al Monte del Tartaro. Acque Veronesi secondo me è una priorità, perché a suo tempo io ho anche scritto al prefetto, giusto che la cittadinanza lo sappia, e il prefetto scrisse a tutti gli organi competenti, visto che la gestione integrata dell'acqua è passata in mano a questa società che si chiama Acque Veronesi, dicendo date priorità a Ngarti, l'Acque Veronesi, perché sono, siamo sulla stessa barca, il problema della Senco, se lo ricordate, ci vedete di fatto, fu stanziato triennale, dopo di che nel 2010 ha esaurito il mandato, non è stato riconfermato, non so come è andata sulla gestione FAIP, eccetera, fatto sta che i fondi di Acque Veronesi sono stati dirottati altrove. E ciò nonostante le rassicurazioni ricevute dall'allora vicepresidente, che era il sindaco di Isola Scala, attuale presidente della provincia. Allora io quello che voglio dire è che spero che sul discorso dell'acquedotto, che non ha nulla a che vedere con spese di gestione in capo al comune, vi battiate, vi diate da fare, perché questa è un'esigenza, un'emergenza prima ancora della casetta dell'acqua, secondo me. Soprattutto per l'adduzione delle acque negli edifici pubblici, scuole, municipio, preferenza della struttura ospedaliera e quant'altro. Siccome vi ribadisco, se non lo sapete, ma mi parte di capire che lo sapete, che l'acqua arriva con la nuova condotta fino al passaggio a livello di Montalto e la condotta della piazza arriva fino al ponte del Tartaro, come a te ben noto, quindi stiamo parlando di quanto in distanza? Chilometro e mezzo. Credo che bisogna fare in modo, in tutti i modi, in criterio di priorità, che Acqua Veronesi i soldi li metta su Nogara e ci faccia l'adduzione di acqua qua per poi, come si era deciso a suo tempo, fare le verifiche fase per fase, perché poi la rete ormai non vecchia al solito, ma è entrata in funzione, ma con tubazioni che andavano dalle tubazioni corrente, da passare a quelle d'acciaio e quei busi così, e si faranno le verifiche zona per zona e si dovrà provvedere, secondo me, il piano di caratteristica del pacchetto lineare. Però pian piano bisogna andare all'ottimizzazione dell'acqua e qui il gioco della politica c'entra molto, sindaco. C'entra molto, perché lo spostamento del finanziamento triennale 2009-2011 su Oppeano aveva una precisa colorazione politica, va bene? Ok, allora, siccome credo che il discorso della potabilità dell'acqua sia una cosa che non ha colore politico, perché poi la vediamo tutta, la Senco fa male, a me ha fatto particolarmente male perché mi ha ingrassato. Ma al di là della battuta, voglio dire, è il caso che su questo facciate veramente pressioni sugli organi competenti, perché è una priorità che secondo me questa amministrazione non può rimandare in noi.
Allora, se posso intervenire sull'argomento, visto che l'ho seguito direttamente, beh, intanto c'è da fare una precisazione, cioè i soldi che sono andati a Peano, che era appunto l'altro giro, diciamo così, fossero andati perché Peano era un paese in difficoltà e aveva le stesse necessità di una gara, posso anche capire, in realtà sono andati a fare dei lavori in zone periferiche, ok? Quindi un lavoro di poca importanza rispetto a quello che si doveva fare a Nogara, a mio modo di vedere. Nogara, assieme con Gaza, è uno dei pochi paesi, forse anche gli unici, che oltre ad avere paesi, problemi con l'arsenico, non hanno la linea e la rete dell'acquedotto. O perlomeno Nogara forse è stato uno dei primi a dotarsi della rete di acquedotto, vediamo anche i funghi che sono ancora presenti, ahimè non più utilizzabili, perché come sapete, come diceva il consigliere Olivieri, l'acqua arriverà dall'isola della Scala, quindi la condotta che si è fatto e che arriva a Montalto segue quella linea. Quindi noi abbiamo tutto sommato su Nogara una linea dell'acquedotto che non verrà più utilizzata, una linea in cemento con dentro anche purtroppo dell'amianto, che comunque inciderebbe poco perché dove passa l'acqua lo crea quella patina, quindi alla fine non sarebbe questo il problema. Il problema è che proprio è una rete talmente vecchia e obsoleta che non tiene più. Hanno fatto delle prove di pressione anni fa e non ha mai funzionato. Successivamente si voleva portarla alla Bovolone, poi si è cambiato e ha scelto la zona di Isola della Scala. Ebbene, il Viere dice una cosa vera, cioè la linea arriva fino a Montalto, l'amministrazione, come tutte le altre amministrazioni, penso e spero ci sono altre da fare per portare avanti questa problematica, che è una delle problematiche più datate di Nogara, ma anche di fare più esempi. Ebbene, questa amministrazione l'anno scorso si è battuta, ma battuta veramente tanto, per poter far stanziare i soldi che quest'anno sono a bilancio, diciamo così, durante l'assemblea dell'Atto, l'Atto ha giudicato Nogara e anche Gaza come paesi che necessitano il proseguimento delle linee, e quindi si è riusciti a portare a casa, perlomeno al momento sulla carta, ma spero in futuro, anche nel prossimo futuro, anche fisicamente sul nostro territorio, l'acqua perlomeno che venga in questa zona, nel municipio e verso le scuole, quindi di avere l'acqua potabile almeno nei pressi delle scuole medie e delle scuole elementari. Sono lavori che dovrebbero iniziare nel prossimo mese. Io sono un po' più in San Tommaso perché ormai ne ho viste tante qua dentro, quindi quando inizieranno i lavori vi dirò sono iniziati. Certamente qualche anno fa anche lì facevi i proclami dicendo che l'acqua sarebbe arrivata in secondo gara a breve, perché la piazza era stata comunque ristrutturata anche per supportare la linea dell'acquedotto. La piazza aveva un altro scopo, mi sembra di capire, visto che l'acqua non c'è adesso. La linea, i tubi sono stati cambiati due volte perché avete sbagliato il diametro. Ok, quindi è stato speso del denaro che ho sbagliato io il diametro. Ma sono l'amministrazione, sono i tecnici. Certo, è sempre colpa di altri, quando c'eri te, allora, nell'epoca. Non dà da Renofio che avevo di Napoli da 6, sei, alla fine del banco. Vabbè, allora. Esatto, vabbè, insomma, tenete su i meriti, anche i meriti delle volte, siccome qua era una questione. Due cose fondamentali che secondo me è l'acquedotto e una buona rete